Lei da quando ha cominciato ad andare a pescare? Da bambino? Quando ha cominciato? Sì, questa è una bella domanda, bellissima veramente. Io da 6 anni e mezzo mio papà mi portava a mare e mi dava tanti insegnamenti, tante istruzioni. E poi dopo non ho fatto soltanto il pescatore, ho lavorato 23 anni pure a terra, sono stato a Milano, in Germania, in Francia, sempre da negato, sempre nel 60, 61, fino al 72. La mia vita è stata distrutta di lavoro. E poi? Poi sono andato in pensione con 500 euro. Anzi, prima poi 420, poi me l'hanno aumentato e l'hanno portato a 500. Un 27 anni di marchi lavorative. Come si chiama? Io. Come nome? Nome, il suo nome. Nome e cognome, Carrera Antonino. Carreri Antonio, ma c'ha un nome, c'ha un nomignolo qui? Soprannome vuol dire. Soprannome. A me mi chiamano Zun. Zun no. Che vuol dire, perché? Un soprannome. Ma so che c'è un motivo per cui poi scelgono i soprannomi. Sapete perché? Mi chiamano quasi mi erano, perché mi diceva Cicciolino, un po' Cicciotto. Quando ero piccolino, avevo 4-5 anni, mi hanno messo Zun perché era un pochettino ciccione. Mamma quanto pesi facevano. E poi la mia vita è dimagrita a furia di lavoro. È un bel mestiere, insomma. Guarda, bello di sostanza, di fatica pure. Sì, ma no, altre vedete, se me lei mi consente. Se non lavoriamo non mangiamo, facevano di cose. Lo sceglierebbe di nuovo il mestiere di pescatore? Guarda, non lo lascerei mai, perché la mia professione è pescatore. Però l'ho lasciata perché i miei figli, lo parlare chiaro, perché papà ormai tu hai un'età, dice basta, non lavorare più. Sì, la voi mi togliete dal mare, ci sei, puoi fare una bella cosa. A me mi uccidete in questo modo. E poi ho preso la campagna, però da parecchio tempo. E dicevo, devi cattare la campagna che è meglio per te. Ah sì, hanno scelto loro, ma lei, insomma, il mare è un'altra cosa. Perché uno guarda, se lei ha una professione e cerca di togliersi dal mare, si sente male. Per un po' di tempo si sente male. Ma infatti lei adesso è qui, è a mare, che cuce le reti, che le prepara. Sì, sì. Io la ringrazio Antonino, è stato un piacere. Per carità, mancherebbe altro. Magari torno. Io la trovo qui. Sì, sì. Se non mi trovo la mattina, mi trovo alla sera. Ok. Magari vengo al tramonto. Lei è benvenuta quando vuole venire. Grazie mille. Sempre fatto il pescatore? Io sì. Io 3 anni sono andato in Libia per poter guadagnare qualcosa con un armatore francese. Ho tolto pure la quota tonno e non hanno potuto tante barche, tante armatori hanno fatto la demolizione che non gli conveniva. Lo cambierebbe? Se trovavo di meglio sì. Come la chiamano qui? Come? No, lei come la chiamano? Qual è il suo soprannome? Io Natale. Non ce l'ha un soprannome? Ok, occhi di gatto. Perché riuscivano a vedere nella notte?
no, siccome nelle famiglie allora 50-70 anni fa usavano sempre dei gatti loro, no? Gli piacevano, diciamo. E così gli dovessi essere i gatti. Erano circondati, c'erano sempre i gatti. Quando hai iniziato a fare il pescatore? Da bambino, da piccolo. E le è sempre piaciuto? Beh, è un mestiere che si fa con piacere, perché se non si fa con passione e con amore non ci riesci nemmeno a fare. Quanto è pesante, quanto è difficile? Ah beh, la vita del mare è pesante, il pescatore ancora più, perché giustamente non è che deve fare con il pesce, deve fare col tempo, deve fare con la corrente, e c'è tutto, perché è una vita stressata, specialmente la notte è dura chi fa questo mestiere. C'è stato mai un momento in cui hai avuto paura? La paura del mare c'è sempre. Chi non ha paura vuol dire che è incosciente. La paura è la natura proprio che ti porta a determinate scelte pure. Cosa le piace di più di questo mestiere? Il mare, la passione del mare. Come la chiamano qui sulla spiaggia alla Tonnara? Io so che ci avete tutti un nomignolo, tutto un soprannome. Ah, ci chiamiamo noi? Ah, dei soprannomi, sì. E il suo qual è? A me mi chiamano Peppino, no? Non ce n'è uno in particolare? A lui chiamano come la conduttrice. Lei come la chiamano? Mi chiamo Rosario e mi chiamo Rosario Trillo. E da dove arriva? Perché le piacciono in particolare le triglie o perché? Perché fa sempre, vedete, è appizzato come la triglia. Mi sono messo qui sempre a cucire la triglia, sempre che fa nel fango, e io sono sempre seduto qua a fare questo lavoro e mi hanno messo il soprannome Rosario Trillo. Gli attrezzi come li chiamate? Cioè, qua noi chiamiamo in dialetto, li chiamiamo i rizzilli. Servono per pescare? Per pescare tutto, può capitare la cernia, può capitare il sargo, con i tre maglie si può capitare tutto, l'aragosta pure. Quanto riuscite ad andare durante l'anno? Cioè si può parlare di giornate, di... D'inverno quasi niente. Durante l'anno, d'inverno si va poche perché fa brutto tempo. Fa brutto tempo. Lei se potesse sceglierebbe un'altra cosa, un altro mestiere, o sceglierebbe di fare il pescatore comunque, al di là di tutto quello che comporta? Dopo la vita che ho scelto questo non ho un'altra strada da fare. Ma a tornare indietro, se potesse tornare indietro. Cambiavo anche perché è faticoso fare questo lavoro, si dorme poco la notte, non si guarda, non c'è domenica per noi, non c'è festa per noi, siamo sempre impegnati quando il mare è caldo, a mare, perché c'è il bisogno di guadagnare qualcosa, perché adesso... con i tempi che siamo sono duri. Turri, Petrello, San Creole, Acque Corsi, Pascì, Castello, Luvita, Tonnara, Frontici, Umara, Rustico e San Pelle. Eccoci con Nino, che ci racconterà un poco di sé, della sua storia con il mare. La tua passione, la passione quando nasce? La passione nasce, è sempre stata dal primo giorno di nascita, perché a 3 anni già si cominciava già qualche volta a uscire in mare, o si attendeva il ritorno del padre che tornava dal mare. Io vengo da non so quante generazioni, perché mio padre parlava sempre di suo padre. Quindi ci siamo già ritornati all'Ottocento,
di suo padre, di tutti i merleti, la caccia al pesce spada e tutte queste robe qua. Quindi mi faccio pensare che se mio padre era del 909, quindi già si parla del 800. 800, quindi generazioni siamo di pesca, non ci siamo mai allontanati dal mare. Nello stesso tempo, tutt'oggi, non sappiamo voltarci le spalle, se stiamo con la faccia e sappiamo che c'è il mare dietro, come se avessimo lasciato una persona dietro le spalle. Io ti vedo spesso qui sulla panchina che guarda proprio al mare, a parte... È quello, cioè, lo dicevo prima che non si possono voltare le spalle. E io non ho nessun altro questo che proprio andiamo col mare. Io sono nato a Chiana Levici, dove i balconi si affacciano sul mare. Sì. E quindi mia madre da piccolino si affacciava al balcone e vedeva il polipo. Allora io talmente piccolo, non so, di un mese, forse due mesi, raccontava sempre che mi prese il braccio sotto il braccio per prendere sto polpo sotto la finestra, è scesa, ha preso sto polpo con me in braccio che non aveva a chi lasciarlo là in strada e a mani nude? Sì, così si pigliava il polpo. Era la salvezza a quei tempi là, perché un polpo così che te facciamo a prendere, non mi vergogno di dire, 3 chili di patate si mangiava tutta la famiglia, per dirti quanto siamo stati sempre vicino al mare, abbiamo dato, il mare ci ha dato vita pure, e se ne sono contento, ne sono orgoglioso, perché abbiamo fatto una vita nei confronti di tutti, di come erano i tempi, ecco, dei vecchi tempi, allora sì, abbiamo vissuto bene. Senti, mi racconti un ricordo bello, forte, che hai vissuto in barca, in mare, che ricorderai forse per sempre. Ma stai tutti i giorni a questa pesca qua del pesce spada, parlo del pesce spada, tutti i giorni ce n'è uno da raccontare. Mia madre diceva che quando arrivava la stagione del pesce spada era un fuoco, diceva così in dialetto, era fuoco, perché non si tornava mai contenti, perché magari se ne prendevi 3 vuol dire che ne avevi avvistati 5 e li voleva prendere tutti e 5. Se non prendevi niente, è perché era una competizione e ti sentivi sempre avvilito, che non sei capace, che non sei più capace, che non sei... era sempre non si tornava mai contenti di questa pesca qua. E mia madre faceva speranza, ah, Madonna, ma finisce domani, non ce la faccio con voi, dove vai? Che facevi te in barca? Ero in barca, vedi, siccome abbiamo cominciato da piccolo, la persona più sembra di essere quella più che c'è nel bisogno, quella che lancia il pesce spada, no, quello che lancia il pesce spada è una persona che deve essere valida, però devono essere più valide quelle che sono sopra l'antenna del sulla campo, torre comunque, sì, e che di là ci sono i comandi della barca, timone, motori e tutto. Allora, e ci deve essere molta conoscenza, ci deve essere della gente praticissima, perché deve trovarlo, di andare su quell'albero, quando non si capiva il pericolo, ci hanno mandato sopra là a 10 anni, 11 anni. Però era bello da lassù. Sì, è bello vedere, perché senti di aver realizzato quando vedi il pesce spada, perché non è da tutti, perché il pesce spada si mimetizza al punto di non conoscerlo, vedi magari una cosettina bianca e sulla quella cosa bianca è la punta della spada, perché lui con la punta della spada schiava il mare per trovare da mangiare, e quella non la può mimetizzare perché ha perso tutto il colore suo che ha. E allora tu te ne accorgi già da quella puntina che vede, allora vede il pesce spada, ecco che si deve essere con tanti bravi, bravissimi, e poi portarlo là al punto di catturare sto pesce in quella miniera con la fiocina. Perché poi diventava, era una competizione, dice più che altro. Allora dice non so più buono, e allora noi siamo più buoni, come quelli meglio di noi, quello che non vuole è meglio di noi. Questo c'è tuttora, carità, questo qua tuttora, ora, vai se prendi prima la barca che è al lato, prendi prima di, comincia di mattina a prendere qualcuno, e ancora sono le 10 e non ha preso niente, mamma si elettricizza in barca. L'uomo di mare è così, si attacca troppo a quello che è la barca, a quelle che sono le barche. La barca lo utilizziamo come figli, ecco, come uno di famiglia, non è che la barca la tiene con là. Tu lo sceglieresti sempre questo mestiere? Sì. Solo esclusivamente, non so fare altro. Non so perché, ho fatto sempre questo.
non so fare altro. Qualcosa so fare, è chiaro che non altro come cose impegnative, nel senso che... Quanti ricordi ci sono in questa casa? Oh, tantissimo, guardi, questa casa è tantissimo, un'infinità di ricordi. Qua abbiamo vissuto momenti buoni, momenti cattivi, momenti migliori, ultimamente, perché diciamo che eravamo sei, più grande aveva 15 anni, 14 anni più grande allora. Avevi una foto? Sì, dove l'ho messa questa foto? Questa è la foto di mia madre e con le... Il Londra era chiamato, quello si pescava il pesce spada un tempo prima che venissero fuori i motori e le passerelle. Bello. Nino, è stata una bellissima chiacchierata. Che cosa ti è piaciuto, cosa ti piace di questo mestiere? La cosa che in assoluto ti piace di più? Guarda, io la pesca, ho fatto la pesca del pesce spada, sono stato parecchi anni sull'antenna a pesca del pesce spada, poi sono stato anche parecchi anni da giovanissimo in montagna a pesca del pesce spada, sulla costa c'erano i vari posti e c'erano le torrette dove si pescava il pesce spada. Questo stiamo parlando di quanti... Sì, quando ero giovane, era sto parlando io del 50. Il luntro, mi sì, pare. Luntro, si è chiamato luntro, sì. Poi da quando l'età di 8 anni, quando andavo a scuola, quando era domenica, andavo in montagna a avvistare il pesce spada. Uh-huh. E da allora, fino all'80, sono stato in Australia, facevo l'antenna più questo lavoro della vedetta in montagna. Per stare il pesce spada, capito? Con quel soletto bianco ci indicava la posizione dove era il pesce spada. Logicamente loro sapevano il punto di riferimento, basta come io facevo il segnale della montagna dove era il pesce spada. Era un fazzoletto bianco da 1 metro, uh-huh, con una canna, uh-huh, e era legato questo fazzoletto, e tu se il pesce spada veniva verso terra, tu e muovevo questo fazzoletto una posizione così, uh-huh, e allora ci indicava che il pesce stava a terra e vicino alla costa. Ah, vicino alla costa. Poi se eventualmente la passerella non andava nella posizione giusta, allora, uh-huh, questo movimento si faceva più a destra, la posizione sempre, okay, così. Okay. Se dove era la passerella, il pesce era di fuori, lato stromboli, Ah, ok. Capito? Sì, sì, nello stretto. Allora il segnale si alzava questa bandiera, capito? Ah, ok. Si alzava, insomma, e loro capivano più o meno la posizione dove dovevano andare a trovare questo pesce. Okay. Poi andiamo, che quando è la coppia, quando c'è la coppia di pesce spada, cioè noi ci dovevamo indicare attraverso questo dialetto bagnolo che si chiama vandiare. Uh-huh. Capisce? Vandiare ci doveva fare segnali che loro sapevano che stava una coppia. Allora il segnale era composto così. Quando tu facevi questo fazzoletto sempre a un ritmo, su spesso. Intenso, poi, quindi molto. Sì, oh, okay. Spesso. Allora loro, quando dopo che tu, 2 o 3 minuti che facevi questo movimento col segnale, fermava la mano, logicamente questo fazzoletto restava fermo 3 volte e queste 3 volte loro ci indicavano che stavano coppie. Ok. E sempre col solito medio dove dovevano andare a avvistarlo, no? O a sinistra o a destra di dove era la passerella, capito? Logicamente io ero uno dei migliori avvistatori di Bagnara. Posso fare anche il nome, se tu gli domandi i miei colleghi, pescatori, ti possono testimoniare che il Salvatore era uno dei migliori avvistatori, tanto della vedetta in montagna e tanto dell'antenna. Bello, bello. E poi sono emigrato in Australia, ho fatto una bella storia sui pescherecci, là un mare sempre cattivo, a voglia pesci. Salvatore ha lavorato nelle fattorie d'Australia, non della fabbrica di cioccolati o di cose, ho sempre a mare. Cosa ti manca più dell'Australia? Mia moglie. Cos'è che ti mancava più di Bagnara? La nostalgia del mare. Il mare c'era pure, ma come ti dico,
il paese, guarda, perché il mio paese è una cosa fenomenale per me. Tanti ricordi quindi ti porti? Sì, sì, guarda, la mia vita è stata sempre sul mare. A me mancando il mare è proprio la cosa. La posso andare almeno in montagna per fare una cosa in montagna, perché sempre devo vedere il mare. Sono Mi hanno raccontato che siete due mondi diversi. Chi vive a mare si sente spaesato in montagna e viceversa. Esatto, è così. Perché guarda, io sono come a dialetto nostro, come la tartaruga. Se mi metto legato a questa montagna, mi genera per forza un mare. Sono nato questo istinto, perché da piccolo. Quando è il tuo prossimo viaggio? Sì. Ce l'hai in previsione? Sì, io penso l'anno prossimo a dicembre. Sì. Sempre per turismo, però, non per lavoro ormai ci siamo fermati. Vabbè, se capita un giro in barca. No, in barca, ma non lavoro, scusa. No, basta lavoro. No. In bocca al lupo, Salvatore. Grazie. Alla prossima, okay. Ti vedrò sicuramente su qualche barca. Okay. Chissà. Su qualche barca? Dilettante, dilettante. Turista. Siamo con Rocco, arpionista possiamo dire di professione. Ho cominciato con l'antenna, sono salito da quando avevo 15 anni fino all'età di 30 anni. E poi, per forza di cose, se dovevo diventare arpionista, come dici tu. Ci racconti un po' come funziona, come vi comunicate l'uno con l'altro? Le comunicazioni, prima di tutto, sentite variare del ritmo del motore. Quando l'ho visti, il ritmo scende, okay. Il minimo. Mentre quando l'ho visto che è saltato, allora comincia a accelerare. Fate tu alzi gli occhi, guardi e vedi un pochettino cosa hanno potuto vedere e dove hanno potuto vedere. E niente, poi se ti urlano di portarti sulla passerella, scappi e cominci ad armeggiare con gli spioni per vedere. Poi ti danno delle indicazioni dove guardare, perché il pesce è in prossimità che lo vedi, e ti dicono guarda davanti, perché solitamente è sempre davanti che viene il pesce. Ovviamente se sei nelle condizioni di poca luce, allora devono avere la perspicacia di portarti e di vedere il pesce e non fartelo prendere, diciamo, da quello che è il riflesso del sole a mare. E ti dicono magari guarda di lato, guarda, oppure vedi che te lo portiamo di piatto, te lo portiamo che viene verso di te. Cioè, ci sono tanti modi che il pesce si presenta, però devi essere in grado di prenderlo. Quanta soddisfazione c'è? Siamo in pochi che prendiamo sta pesca. E poi c'è sempre una competizione tra di noi. Quella ne prende di più, quella ne prende di meno, quella è più brava. Perciò, che ti devo dire, è soddisfacente. È il mestiere tuo questo? Mai pensato per un momento che avresti voluto fare altro? A volte lo penso, però è una calamità che mi attrae tutto questo. No, lo capisco bene. E oggi ancora ci stai a mare? Sì. Piace, vado, mattino finché mi sento vado. Un giorno quando non mi sentirò più, le vorrò le anni. Le vorrai l'arpione, come si suol dire. Esatto, come si suol dire. Che rapporto c'hai con il mare, in sé? Il mare è un elemento che puoi rispettare, in tutti i sensi. Devi avere paura, e allo stesso tempo devi avere coraggio. Ti piacerebbe, che ne so,
insegnare a qualcun altro? Sì, partiamo dal principio. La vita sulla passerella è dura. Moltissime persone, moltissimi ragazzi non la farebbero, perché diciamo a me che me lo fa fare buttarmi sotto il sole per 12 ore e poi magari se riesco a prendere un pesce, se riesco. Quindi parte da lì quella che è la passione. Ovviamente se ci sono delle persone, la quale, tanti, sulla nostra barca tante persone hanno imparato l'arte della pescare, non trasmetterei, gli direi come si fa, gli darei degli insegnamenti, diventerebbe anche lui un pescatore di pescare. Questo. Sostenete costi elevati, sì. Poi quello che vi tiene è la passione. La passione, cioè se uno deve mettere in campo gli sforzi che fa durante i 4 mesi, le spese, quelle che sono le spese di carburante, le spese di quelle, le spese per il mantenimento, diciamo, cioè non il mantenimento, il pagamento dei contributi alle persone stesse che è imbarcato sulla barca, sono elevati. Però c'è sempre quella forza passionale che ti spinge a tenere la barca, ad andare al mare, perché la soddisfazione è quella, prendere il pesce spada, portarlo a terra, competere con le altre imbarcazioni, tutta una serie di cose. Considerata forse la selettività, la sostenibilità di questo tipo di pesca andrebbe incentivata. Se parliamo di selettività, allora il pesce spada, cominciamo da questo. Pesce spada con una misura inferiore a 1,20 m non lo puoi pescare. E tu hai tutte le carte a regola per vedere se il pesce spada è 1,20 m lo puoi pescare. Oggi che diresti a un giovane? Cioè, consiglieresti di, che ne so, armare una passerella? Pensi che oggi potrebbe esserci una nuova, chiamiamola era, una nuova stagione di passerelle, perché mi pare di capire che l'interesse ci potrebbe essere, no? I ragazzi che sono passati sulle barche, l'interesse c'è, però c'è il discorso che i costi sia di costruzione che di acquisto e di gestione pure sono alti. Quindi partire con una cifra iniziale di spendere, che ne so, qualcosa come 200-150 mila euro per l'acquisto o la costruzione di una passerella, non penso che qualcuno lo farebbe. Però dico che se ci fossero, che ne so, degli aiuti, tipo qualcosa, visto che è una pesca tradizionale, un qualcosa che viene effettuata solamente qui da queste parti, la cosa si potrebbe avverare. Non mi resta che fare in bocca al lupo. Tre più. Perché così poche barche? I costi di gestione sono altissimi. Basta pensare al gasolio stesso, che mi ricordo che fino a qualche anno fa, quando c'era la lira, era 400-450 lire, non di più, mentre adesso lo fai, anche se cioè, è poco per il periodo, però non lo fai non meno di 50, di 0,57, 5, l'anno scorso, 2 anni fa è stato a più di 0,70. Quindi rapportando le lire sono già più di 500 lire rispetto a una volta. Per i costi di gestione, per mettere in un momento la licenza stessa dell'imbarcazione, deve avere almeno 2 persone assicurate. E ti viene a costare circa quelle 800-900 euro al mese, solamente di cooperativo. Per il
il fatto stesso, tu vedi persone, vedi ragazzi che vanno a mare, io penso che sono come me, che la passione è più forte del, diciamo, del guadagno. Però ci vorreste vivere questo mestiere, nel senso. Sì, ma non ce la potresti fare mai vivere con questo mestiere. Assolutamente, perché è troppo poco quello che puoi guadagnare a 4 mesi. Ti ripeto, tutto quello che spinge queste barche ancora oggi è solamente una questione di passione. Se ti piace la prima volta, ti piacerà sempre andare a bici, se c'è la possibilità. Quindi quali potrebbero essere le vostre proposte? Le barche di pesce spada hanno una navigabilità molto ridotta, già con un mare forza 2, forza 2, 3 siamo in rotta di sicurezza sempre, quindi cerchi di lavorare, di infilarti nello stretto, sullo stretto di Messina, dove giustamente c'è la Sicilia davanti e viene protetto. La Sicilia fa come porto, va, deriventi da nord, quindi puoi lavorare benissimo sullo stretto. Il problema di non avere un ormeggio sicuro, il porto di Scilla sì, magari può essere sicuro, però quando, come se fa una stagione come quest'anno, che il mese di maggio e giugno si è lavorati poco qua a Scilla, perché Scilla è esposta a tutti i tempi che vengono da nord, da ovest, è protetta, diciamo, solamente dallo scirocco, ma con lo scirocco puoi andare in mare poco. Tutti gli altri tempi diciamo alzi la mattina che c'è mare, che te non puoi uscire dal porto, che rischi di fare danni, o se vuoi fare altrimenti cercare di uscire con molti dubbi sulla sicurezza dell'equipaggio e dell'imbarcazione stessa, però la forza di andare a mare è tanta, perché il pesce spada non è che lo prendi tutti i giorni, ci sono dei giorni propizi, magari che gli piace camminare in superficie o gli piace la corrente, perché la corrente te la fa anche in base al tempo, quindi ci devi essere a mare tutti i giorni, e non mancare un giorno per un cacciatore di pesce spada è una cosa veramente pesante. Ah, quindi in effetti il problema qual è? C'è un porto a Villa là che... Quello di Cannitello, che non funziona perché? Non funziona perché è un'opera ancora incompiuta, che nemmeno le autorità vogliono che ci avviciniamo. In pratica nemmeno se sei quasi, deve essere in pericolo di vita per entrarci là dentro. Ne avete presi di verbali, Sì, abbastanza, ancora stiamo lottando. Purtroppo ho preso dei verbali anche per essere un pochettino testatura, per il fatto perché non riesco ad accettare che vedere la situazione in cui stiamo. Noi non vorremmo essere tanto una copertina, cioè che ci usano solamente come per pubblicizzare la terra della Calabria, e invece poi infischiandosene delle tradizioni reali che c'è in questa pesca, e proponendoci degli aiuti. Gli aiuti quali potrebbero essere? Allora, uno, avere un posto sicuro dove poter ormeggiare, perché è una barca, diciamo, particolare, non è una barca da pesca normale, quindi abbiamo bisogno dei posti dove poterci proteggere in caso di cattivo tempo. Due, potremmo avere per esempio un aiuto dalla regione Calabria, non so, con un piccolo finanziamento anche per le spese che noi abbiamo del carburante, quindi già anche questo farebbe vivere questa, io la chiamo storia, perché secondo me va oltre, diciamo, una pesca, perché pesca non è, come dici tu benissimo, è una caccia che risale ai tempi dei tempi e si continua tutt'oggi. Cioè, infatti, il fatto che vi chiamano spadare, assolutamente. C'è un problema anche di termine, sì, no? Terminologie, sì, le spadare sono, so che sono state bandite, erano le reti a maglia larga per catturare il pesce spada. Noi non siamo una spadara, siamo una passerella in calabrese o feluca in siciliano. Hanno tolto la cattura del tonno e hanno dato una quota tonno solamente ai palangari, magari hanno dato la quota tonno alle tonnare. A noi bastava pure una piccola percentuale di quota
quota tonno, ne avevamo circa 750 kg che ci è stata pure vietata, ci è stata tolta. Quindi anche lì multe salate, se per caso. No, non solo, forse c'è pure la penale. La penale, e quindi nessun rigattiere. Quindi in automatico, no, se vedi un tonno lo devi girare dall'altra parte. E per noi sarebbe fonte di guadagno. E quindi sarebbe fonte di guadagno ed aiutarci ad affrontare le spese. Vabbè, ragazzi, proviamo a vedere che ne viene fuori. No?